dell'acqua su quelle nere montagne di polveri pericolose, la fotografia di uno scempio che dura da quasi 20 anni. È iniziata ufficialmente la fase finale delle operazioni di bonifica dell'ex CNC di Pernumia, la fabbrica dei veleni abbandonata con all'interno 40.000 tonnellate di rifiuti pericolosi. All'interno dell'ex stabilimento CNC di Pernumia, alle mie spalle vedete il camion con il primo carico di rifiuti pericolosi che sarà smaltito. Il lavaggio delle ruote del camion prima di partire per il viaggio verso la discarica speciale che si trova nel Veronese, dove verranno smaltiti i rifiuti. A salutare questo primo convoglio l'assessore regionale Roberto Marcato, insieme ai tecnici di Veneto Acque, la società incaricata dalla regione del piano di smaltimento. Siamo riusciti oggi a mettere la parola fine, qui finalmente partono i camion con i rifiuti per portare via tutte le oltre 40.000 tonnellate che sono qui presenti. Le operazioni dureranno fino a dicembre 2022. La Regione Veneto ha messo a disposizione 12 milioni di euro grazie ai finanziamenti della legge speciale per Venezia. Ma resta l'amarezza perché a pagare dovrebbero essere i responsabili di questo scempio che sono scomparsi lasciando l'onere ai cittadini. È davvero un dramma perché di fatto i 12,2 milioni che la Regione Veneto mette sono soldi dei contribuenti, non sono soldi che noi stampiamo nelle segrete stanze di Palazzo Balbi. E chi invece ha provocato tutto questo, a mio avviso, non ha pagato a sufficienza. E allora, visto che tra l'altro il tema ambientale, il tema energetico, il tema dei cambiamenti climatici è nell'agenda politica di tutti, ecco, iniziare magari a far pagare davvero ai lazzaroni che fanno sta roba qua pene forti sarebbe già un segnale interessante. La bonifica parte da prima con l'eliminazione della sorgente della contaminazione, che sono questa montagna di rifiuti, 43.000 tonnellate, che devono essere asportate. Parallelamente viene tenuto il monitoraggio e viene fatta l'indagine ambientale del sito grazie alle verifiche sulla qualità del suolo, delle acque di falda e le acque superficiali.